La missione di oggi è intrigante. Ecco quello che ci serve. Zaino. Materassino. Pentolino con fornelletto. Bombola del gas. Costume e asciugamano. E giacca pesantina. E poi vabbè, cibo, acqua, attrezzature, eccetera. Ma non la tenda, perché primo non ci stava e secondo vogliamo dormire sotto le stelle o sotto le nuvole o sotto la pioggia, dipende da quello che accadrà. Siamo sempre in Svizzera e questa tappa fa parte del nostro mega road trip che ci porterà fino in Islanda. Ma oggi noi dobbiamo andare, è giusto? Qua. No, un po' più a destra. Qua, esattamente dove ci sono le nuvole, però proprio lì. Siamo qua adesso, quindi andiamo e vediamo cosa ci riserverà il destino. Prendiamo la funivia e vi spieghiamo meglio. Una botta di ben 30 euro a testa solo andata, ma bisognava prenderla perché ci aspetta un giro di ben circa 20 km. È giunto il momento di entrare nelle nuvole. Oddio, Maria. Porca vacca. Io spero di uscirne. Io spero di uscirne. Non mi aspettavo così, tipo nel più lungo. Cavolo, non vedevo niente, si vedeva tutto fino a prima. Allora, da questa cima si doveva vedere tutto il nostro percorso che avremmo, cioè che dobbiamo fare, quindi praticamente tutta la cresta adesso su queste montagne, poi giù per un passo fighissimo. Si vede bene, guarda lì che poi bello. C'è un lago che raggiungeremo, poi comunque 20 km ma non si vede niente. Più nello specifico, siamo ancora nell'Appenzello interno, qua adesso siamo in cima all'Hochherkasten. Hochherkasten. Non lo so. Il nostro obiettivo è dormire in uno spot proprio stupendo e aspettare il tramonto e poi anche l'alba. Dormiremo lì con il sacco a pelo, avete già visto. Però adesso un grande dubbio. Troveremo la strada primo, secondo il tramonto e l'alba. Vabbè, avviamoci. Noi siamo partiti con la funivia dal piccolo paese di Brusilau, direzione oggi, poi domani quando ci svegliamo se bagnati o no. Direzione di oggi Sachsenlücke, che è un passo stupendo. E domani un bel lago, però dai, camminiamo, muoviamoci. Io ho freddo. Allora, abbassandoci un po', le nuvole sembrano essere scomparse, infatti si intravede qualcosa e purtroppo rimangono sulla quota che a noi interessa, mannaggia. Oh, un briciolo di sole, un briciolo di sole, amorsito, dove sei? Stiamo camminando sulla cresta, praticamente al confine tra il cantone Appenzello interno e il cantone San Gallo. No, veramente, è proprio divisa metà montagna di questo cantone e metà montagna dell'altro cantone. Adesso dove stai camminando? Adesso sono precisamente in territorio neutro. Ecco, di qua. San Gallo, Appenzello interno. Oh, che bello! Che spettacolo che è questo posto, però. Madò, non mi interessa se non vediamo il tramonto, l'alba, le nuvole. Guarda dove siamo, mortito. Adesso si vede il nostro monte. Quello. Cavolo, prima era tutto, tutto. Noi siamo andati da lì. Cavolacci. Allora, abbiamo calcolato un po' male i tempi perché sono già quasi le 7, ci manca ancora un pezzo, dobbiamo farci da mangiare prima che arrivi buio, se cercare un bel posto dove metterci a dormire. Siamo quasi arrivati al nostro viewpoint, finalmente. Dopo 3 ore. Oh, ma dove cavolo siamo? Oh, madonna, dove cavolo siamo? Ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati! Dai! Quello alle nostre spalle è il passo Sachsenlücke. Ora bisogna trovare un posto per dormire e per mangiare. Perché no, qua non è bello. È tutto bello pendente. Sì. Abbiamo trovato lo spottino dove dormire. Andiamo.
Mi sa che è quello giusto. Mi sa proprio che è quello giusto. Mi dà anche a me. Materassino. Aspetta. Anch'io. Questa è la nostra postazione per la notte. Bene, è arrivato il momento del fornelletto. Bombola, questo è il fornelletto. Cioè, minuscolo. Poi lo si avvita. Lo si avvita bene, bene, bene. E qua abbiamo il nostro risotto. Doveva essere risotto ai funghi, ma mi sono dimenticata i funghi giù. No, risotto, quindi... però risotto e formaggio. È un risotto e formaggio. Risotto e formaggio. Dai, risotto e formaggio. Mettiamolo. Sac. E così si sta. E è potente, ma è veramente potente, perché esatto. La scorsa volta si è bruciata la pentola. Noi abbiamo detto, ma sta andando. Stava andando. Il fornelletto che avevamo prima faceva pena in confronto. Amore, poverino. No, era un fornelletto penoso. Qua, risottino pronto, spegniamo qua. Guardate che fiamma, ah, si vede? Risotto ai formaggi, signori, metterà a fuoco? Non lo so, ma io ve lo faccio vedere così. Spadaboom! Mmm, è buono! Risotto più buono mai mangiato in Svizzera. Missione tramonto ce l'abbiamo. Sì, manca l'alba di domani. Tutto sereno. Porca vacca. Ma ti ricordi come siamo venuti su prima? Ma infatti, cioè, che figo. Che figo. Raga, buonanotte. A domani. Buongiorno a tutti. Ce l'abbiamo fatta, signori. Ce l'abbiamo. Anche l'alba l'abbiamo fatta. Conquistata oggi. Ciao, bello spottino. Ciao, bello spottino. È stato un piacere. Adesso bisogna scarpinare perché ci mancano 10 km al vano, amorsito. No. Però prima. Vi ricordate che abbiamo portato il costume? No. Ida ha portato il costume. Perché? Martina, no. Lì si vede, lo sto indicando. Quello lì. Ecco, se lo stai indicando. È il Fallense, un lago alpino che dobbiamo andare a farci un bagno per forza, signori. Siamo qua con questo spettacolo. E dove deve andare a farsi un bagno? Per forza. Non ho mai visto in Alto Adige così tante mucche. Ma guarda, sono ci più sono mucche persone, ovunque. È bellissimo. Signori, eccoci. Ho un po' di pauretta. Oh, Orsito, tu fatti nel lago, non qua. Signori, è stato bello, ma so che se non lo farò me ne pentirò amaramente. Quindi andiamo. Io non me ne pento. Oh, è freddo, è tanto freddo. Fatelo. Adesso mi faccio un altro puffo. Vaffanculo. Ma sei fuori. Porca vacca. Non fatelo. Lo fai. Fate come la Martina. Fa così? Così è proprio no. Neanche i piedi non ce Adesso non ci resta solo che proseguire per questa vallata e tornare al paesino dove ieri abbiamo preso la funivia. Quindi... Tra due ore. A dopo. Hola! Musico! Missione completata! Yeah! Siamo Alpi svizzere, Alpi appenzellesi scoperte e... Se dovessi pensare, quando pensavo alla Svizzera, la pensavo proprio così. Cioè. No, sono proprio belle. Ho
proprio. Bella scoperta. Belle. Adesso è il momento di dirigerci verso la prossima tappa, signori. Iscrivetevi per non perdere il prossimo episodio. Andiamo.